sono ricchi de perme, che un po' chelda, comunque, per rinfrescarsi un po', e io pensé, ed lesov, una vintena, in modo di dire, di paragoni impossibili, che ha scritto Bruno Lanfranchi, Brunel Lanfranchi, che è un grande attore di Letel, e sta fort, fort bombé, va bene? E lui parla il dialetto, l'ha visto proprio parla il dialetto. Allora, cominciamo subito. L'eranom, tant mego, che se smetteva un pigiama a righi, a se vedeva una riga soltanto. L'eranom, tant'è, che par metros al capel, bisognava che scucis. L'eranom, tan gras, che par bottonersa il zacchetto, bisognava che il fisso un passo in tre. L'eranom, tan sordo, che ne sentiva neanche se il ciame vede lui. L'eranom, puel del mondo, tant'è che quando il scuceva, la doveva fare a ripresi, prabituera il corpo ai cambiamenti in temperatura. L'era in barriere mers, l'era tan piedve che m'ha dovuto mettere l'infresc per evitare che par le pressioni e che se via le teste che mi stoppai. L'era tan timida e impressionabile che ne aveva mai soltanto a vedere un binari morto. Costa chi le bere, l'era una cambra tanta fredda che anche l'intera che era in tal cassetto del civò la battevi dentro. L'era una donna che la cicereva tanta l'infuria che il paroli igneva un fuori in cavalè di lui con cletre. L'era tanti re, che se gate bende vlorari e te zeva sempre 10 minuti di meno. E gli aveva le teste che vi tan fis e in garbuie che quando il peto ne levdeva, al sareva la bocca. L'era tan sporco, mo tan sporco, piene drut, che quando andè dentro in tel bagno, e se vò un povre, e si è fatta il Sidney Crosa. L'era non piccè, mo tan piccè, che si smetteva gli occhiali e pareva che andasse in bicicletta. Gave il gambi tanti curti, mo tanti curti, che il suo sartore in til breghi al posto del cavallo e il gemis neson. E gave il fie tan cattiv, che ne si resisteva neanche a parlare o par telefono. L'era un cicerone che aveva sempre la bocca aperta, mo tante verta, che quando l'endè del mare, la ciappè un col pezzolo in til tonsili. E il gave d'oreci tanti grandi, che se svoltava la svelta, e sdeva due o tre scefon de lui. Ma tan mal, che quando la decise di mettere su femmina, le sposò una ragazza incinta. L'era una donna tanto cattiva, che quando è morta, suo marito, insieme alle botteghe, gli ha scritto: chiuso per gioia di famiglia. L'era una donna tanto brutta, che suo marito l'ha messa il suo ritratto in tel tessel per smarrire i scarafas. Complimenti al nostro Car Brunel Lanfranchi ha scritto i paragoni possibili chi in pur dialetto pramza. Ciao ragazzi, e saluto il vostro Enrique e chiamo Swiss. Sti bene!